Allora, quindi sulle texture dobbiamo aggiungerci un altro effetto, cioè turbulent displace. Mi sono dimenticato in italiano come si dice, comunque. E dobbiamo modificare la mount a 28 e il size a 20. Avviciniamoci un po' meglio da vedere quello che sta succedendo. E dobbiamo fare un'espressione sull'evolution per farlo cambiare. Alt click sull'orologio e dobbiamo cancellare questo e scrivere time moltiplica 80. Questo significa che la nostra texture, diciamo, si modificherà in 80 pixel. E come vediamo, da questo breve movimento. Ora, perfetto. Un'altra cosa che dobbiamo fare è andare nella finestra progetto, prendere la glass transition e duplicarla. La seconda la chiameremo particle transition. La apriamo e dobbiamo aggiungere sulla Rite Chronos render l'effetto noise alpha, che in italiano dovrebbe essere alfa disturbo, qualcosa del genere. Devo mettere questo a square random, poi dobbiamo mettere la quantità a 149, che come vedete sta rendendo il nostro testo appunto disturbato. Questo è sarebbe l'effetto cristallizzazione. Original alpha a scale e dobbiamo aggiungere un altro effetto, il CC vector blur. Questo serve per dare un poco di sfumatura, diciamo, e mettiamo l'amount a 1.3. Ovviamente questo è sempre per il mio caso, voi dovete un poco modificarlo nelle vostre situazioni. Modifichiamo l'espressione qui dell'evolution e dobbiamo mettere il valore time asterisco 40. Modo che vediamo che effetto carino che sta avvenendo. Poi andiamo nella main comp e importiamo particle transition e sotto alla glass transition che mettiamo sopra e vediamo che pian piano si forma il nostro testo qui, qualità full, con i particle che vanno sopra anche al nostro testo, ma vogliamo che diciamo la cristallizzazione si veda un poco più avanti. Proprio per questo portiamo particle transition un poco più avanti, da avere questo effetto qui. Quindi il testo pian piano si forma, ma si vedono anche i particle, come potete vedere. Se per esempio vado più per esempio, vediamo questo effetto. Ok, ora la glass transition, cioè qui dobbiamo aggiungere un effetto per renderlo più distorto quasi, e si chiama CC glass, sarebbe appunto il vetro. E vediamo che se facciamo qui e andiamo a testo pieno, abbiamo questo effetto di schifo, che veramente fa schifo, non è per qualcosa. E dobbiamo modificare sul surface e light. Il surface mettiamo softness 7.1, in modo da avere questo effetto. 8 a molto basso, 3,3,
avere giusto un po' sopra questi luccichini. E il displacement a 35, perché non vogliamo che il nostro testo venga molto deformato in light. Dobbiamo aumentare l'intensity per rendere queste zone più visibili. E per dire che 141 vada bene. E deve essere un point light perché deve stare al centro. Duplichiamo la glass transition. Ed eliminiamo gli effetti. Allora, poi dobbiamo applicare qui alla particle transition, quindi andiamo in qui che si vede. Dobbiamo applicare un altro effetto che si chiama CC Threshold, che serve appunto a dare questo effetto di ancora più cristallizzazione, e dobbiamo portare il blend with the original a 50 in modo da avere questo effetto. Con la glass transition abbiamo cancellato tutti gli effetti. Dobbiamo mettere il metodo di fusione su overlay o sovrapponi. Ora diciamo che il nostro testo sarebbe pronto. Adesso faccio una RAM preview e vi farò vedere. Che ci manca? Il fumo. Quindi creiamo una nuova tinta unita, chiamiamo Fake Fume, la portiamo dietro a Back Store, ci aggiungiamo l'effetto Fractal Noise. Lo applichiamo. Facciamo solo. Aumentiamo un po' il contrasto, diminuiamo la luminosità, portiamo a zero frame, mettiamo un keyframe per l'evolution, andiamo qui e facciamo due o al massimo tre per farlo muovere, come possiamo vedere. Aumentiamo la complexity qui, qualcos'altro. Ok, ora diciamo, qui va bene, ora lo mettiamo qui con un po' di correzione colore, quindi ci aggiungiamo le curves adjustment, un po' più di contrasto, abbassiamo un po' il rosso, il verde, perfetto. Teniamo come opacità 6 proprio per essere bassa, appunto. Vediamo che c'è già questo effetto tipo fumo. Ora duplichiamolo, questa mettiamo su add, aggiungi, cancelliamo le curves e mettiamo, ruotiamolo un poco, quindi andiamo su transform e lo ruotiamo, e ora non dobbiamo fare altro che selezionare tutte e due, creare una maschera, questa facciamo qui, creiamo una maschera, come se fosse appunto un fumo, come sarebbe dovuto venire, diciamo, nel rendering di Cinema 4D. V, premiamo V, andiamo su M, F e lo sfumiamo parecchio. Prendiamo la maschera, facciamo edit, copy e la incolliamo, paste, premiamo M,
Però in questo caso dobbiamo modificare. Quindi, vabbè, facciamo più presto se la ricreiamo. Quindi, allora. Anzi, forse è meglio, viene più diverso, diciamo, l'effetto. Anche qui premiamo F e la sfumiamo al massimo. E premiamo tutte e due su, le scaliamo qui. Qui, un po' più stretto. Qui. Ora premiamo su M, allarghiamo un poco qui la situazione, andiamo a 0 secondi, mettiamo un keyframe su Mask Path, andiamo a... direi che 4 secondi vada bene, selezioniamo le maschere, andiamo all'inizio, portiamo la maschera. Quindi verso la fine. Andiamo 2 secondi. Così abbiamo una transizione del fumo. E andiamo qui. Mettiamo un keyframe. Andiamo qui verso la fine, clicchiamo sulla maschera e lo portiamo qui. Facciamo tutti easy ease premendo tasto destro, keyframe assistant, easy ease, OF no. Copiamo i keyframe, andiamo qui per la seconda maschera. Cancelliamo questo, facciamo copia e incolla. Ora, se aumentiamo, vediamo che il fumo viene, si muove e se ne va. Wow, una frase poetica. E vediamo, wow, che effetto stupendo. Ok, siamo pronti per renderizzare. Come avete visto, penso che ve ne siete accorti, magari potete aumentare, velocizzare un po' la transizione, altrimenti qui si fa notte. Magari aggiungete, che ne so, io ci ho messo per il mio intro delle vignette, quindi diciamo subtract, F. Mettiamo la maschera S, la aumentiamo un poco e come avete visto ho messo le vignette, poi un po' di correzione colore che non basta mai con un po' di curve, però io l'ho messo sul testo, non tanto sul... no, il contrasto non ci vuole, l'ho messo più sul testo e anche qui non va male. E così abbiamo il nostro testo. Per esportare selezioniamo la composizione. Andiamo su Composition, Add to Render Queue, aggiunge la coda di rendering, mettete i vostri settaggi e renderizzate. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, votate, commentate, iscrivetevi al canale dell'IT Kronos, ciao!